Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi mi trovo a Fano a Corno, una piccola frazione di Isola del Gran Sasso. Parcheggio la macchina qui, in questo piazzale che dovrebbe essere il parcheggio del campo sportivo. Inizio a camminare, non vi dico che cosa faccio, se siete curiosi seguitemi. La direzione è verso la cascata del Pisciarello. Vi faccio vedere che la cascata del Pisciarello si trova all'interno di quell'anfiteatro. Oggi vorrei salire nella parte alta. Mentre attraverso questo ponticello ascoltate intanto vi ricordo che sono all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso, ingresso del Mavone. Allora, ho percorso circa 1,5 km e la costante di questo sentiero è l'occhio vigile di Sua Maestà, sempre presente. Allora, fin qui il sentiero è percorribile con la macchina, ovviamente la strada non è delle migliori. Gran Sasso, guardate che bella giornata, di là il Dente del Lupo si vede chiaramente. Ok, adesso vado all'interno di questo sentiero che mi conduce proprio sotto all'autostrada A24, subito dopo l'uscita del traforo direzione Teramo. Proprio ai piedi dell'autostrada, mi trovo proprio sotto, c'è un altro cartello che indica la cascata. Il sentiero che porta alla cascata è questo qui. Io adesso non vado qui per andare alla cascata, giro qui a destra e vado ad intercettare un altro sentiero che passa sotto l'autostrada e mi porta nella parte alta della cascata. Il sentiero all'interno di questo bosco è davvero suggestivo. C'è un silenzio assordante. Allora, dopo aver concluso questa salita ripidissima, qui c'è una carrereccia, un omino e un bivio. Quel bivio che ho visto giù porta a Cerchiara. Cerchiara, un'altra frazione di Isola del Gran Sasso. Allora, qui arrivo ad un altro incrocio. Questi sono i sentieri e i tempi. Ok, lo sapete che cosa sono le Pagliare? Le Pagliare sono dei piccoli borghi, oramai quasi del tutto abbandonati, in pietra. Venivano costruiti con le pietre del luogo circostante. Adesso me ne faccio vedere una. Questa è una delle Pagliare che si trovano qui nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Che bello, ed è anche ben tenuta questa. Vedete il tipo di costruzione? Pietre a secco. Vediamo se è aperta. No, è chiusa, vedete, da questo sigillo. Ok, non la possiamo vedere dentro. Vado un po' più avanti perché
lì davanti a me ne vedo delle altre. Questa è grandissima e tra l'altro sembra anche ben tenuta e ristrutturata. Dopo aver attraversato quell'antichissimo insediamento vado avanti perché vorrei farvi vedere altre chicche nascoste qui all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso. Lo vedete quel canale d'acqua? Mi avvicino, vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo canale di acqua che passa giù, poi sfocia nella cascata del Pisciarello. Dopo una lunghissima salita e quasi 4 chilometri, finalmente arrivo al luogo che vorrei farvi vedere oggi. Faccio vedere bene, poggio i bastoncini su questo altare in pietra con questa croce qui per avvicinarsi alla statua della Madonnina. Dove andrebbe messa l'acqua santa? Queste scritte. Lì c'è una croce. Posto davvero incantevole e suggestivo e pieno di spiritualità. Poi incastonato qui ai piedi del Gran Sasso.
acqua della fonte Chiavatteri, che sarebbe questa. Però purtroppo è asciutta, non c'è acqua. Quindi questa sorgente è attualmente asciutta. Lascio questo posto incantato e inizio a tornare indietro per lo stesso sentiero che ho percorso per arrivare. Vi faccio vedere una cosa: a questa altezza il sole è veramente forte. Guardate cosa è successo al telefonino, dove ho il GPS e la traccia per tornare indietro. Prima di essere utilizzato, l'iPhone deve raffreddarsi. Boh, vabbè, andiamo senza traccia. Sono uscito dal bosco. Wow, bosco molto fitto. Oggi il Gran Sasso è baciato dal sole. Clima meraviglioso. Allora, eccomi qua, sono tornato al paesino di Fano a Corno dove ho la macchina. Scusatemi se mi giro continuamente di dietro, ma il Gran Sasso lì sembra davvero vicino da qua. Ok, grazie tante per avermi seguito in questa nuova avventura e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, ciao!